Ten cuidado. Agachado, ¿cómo ahora, ¿tiramos? ¡Espera! No, esperamos. ¡Corre, corre! ¡Laura! Quando parliamo di galgo, nella concezione di una buona parte della popolazione del centro-sud della Spagna, il galgo è un animale, se si può, più inferiore rispetto ai cani normali. Sono considerati merce agricola, animali da lavoro. Questa associazione nasce con l'intento di supportare un rifugio spagnolo, Fundación Benjamin Menert, FBM appunto, che si occupa di riscattare, salvare e curare levrieri spagnoli, chiamati galgo. Questi cani vengono riprodotti in maniera esagerata per ottenere i campioni che possano partecipare alle gare di corsa clandestine o alla simulazione della caccia alla lepre. Tutti quelli che sono considerati scarti vengono poi abbandonati, forse nel migliore dei casi, maltrattati o uccisi, gettati nei pozzi o anche impiccati. We decided to adopt a galgo because we love the idea of save a life and we like this kind of dog. When my mom told me that she want to adopt a galgo, I was a little bit afraid because I already had a cat. But when Paloma came to my house, I understand that we could live together without any problem and I love her. Il primo incontro è stato bellissimo perché io non mi aspettavo di vedere, un cane, un levriero, ma non questo tipo di, non me lo immaginavo. Quando l'ho vista ho detto, ecco, lei è il mio cane, lei è mia. È stato bellissimo perché ci siamo viste, io mi sono seduta per terra, lei mi ha abbracciata e ci siamo amate fin da subito. Guardala, ma guarda cos'è sta roba qua, ma cosa sei tu, cosa sei? Sometimes she comes to wake me up in the morning and in the afternoon we go outside, we go to Brenta or in the park close to our house. My experience with Paloma is great because she's very funny, she's intelligent, she's so lovely and full of vitality. And also the family need a dog like Paloma and change because of her. Insieme per FBM ha tre finalità operando in Italia. La prima finalità è supportare e raccontare la triste storia dei levrieri e supportare la Fundación Benjamin Menert. La seconda nostra finalità è trovare volontari che vogliano vivere un'esperienza nel centro del problema. E la nostra terza attività è trovare adozione per alcuni di questi cani. Noi vogliamo che non esistano più galgo abbandonati. Le cifre per difetto sono 80.000 o 100.000 galgo spagnoli uccisi ogni anno. Ci teniamo a precisare che non si tratta di crudeltà vera e propria, si tratta di una mentalità arretrata. Quindi noi dobbiamo combattere contro una mentalità. Ma che bella che guardi! We have dogs come to live with us.